Ciao a tutti, io sono Sabrina, benvenuti nel mio canale. Oggi ho deciso di fare con voi ben 3 ricette base della cucina vegana: la besciamella, la panna di soia e la salsa Monrée, nella quale avremo appunto bisogno della besciamella e della panna di soia. Tutte molto facili e veloci, non vi preoccupate. La salsa Monrée è ottima accompagnata a primi se volete gratinare della verdura o fare delle preparazioni al forno. Non perdetevi queste 3 ricette molto importanti per la cucina vegana. Venite con me in cucina. Per la besciamella avremo bisogno di 500 g di latte vegetale non dolcificato, 60 g di margarina, 45 g di farina tipo 0, noce moscata e sale. In un pentolino porto il latte di soia ad ebollizione. A parte, in un'altra pentola a fuoco basso mettiamo la margarina e la lasciamo fondere. Adesso che la margarina è tutta sciolta, con molta attenzione andiamo a versare la farina. Ok, mi raccomando, non andate a bruciare il composto, la salsa. Ok, è un procedimento molto veloce che dovete fare. Adesso dobbiamo andare a mettere il latte, che è già caldo, piano piano. Io sinceramente ho spento il fuoco perché non voglio che si bruci niente. Deve avere una consistenza abbastanza cremosa, quindi appena la consistenza appunto sarà quella desiderata la potete togliere dal fuoco. Andiamo ad aggiungere la noce moscata. E il sale. Io direi che ci siamo, la consistenza è quella desiderata, eccola qua. Ecco qua la besciamella, vi faccio vedere la consistenza, eccola qua. Questa la potete conservare in frigo per 2 o 3 giorni, mi raccomando, tappata, chiusa in un contenitore. Per la panna di soia invece avremo bisogno di 100 g di latte di soia non dolcificato e 200 g di olio di semi di girasole. È molto molto semplice il procedimento. Versiamo dentro l'olio, così, e con un mixer a immersione andiamo a mescolare tutto. Ecco qua, già fatto. Ecco la consistenza anche della panna, molto cremosa. E anche questa la si può conservare in frigo per 3 giorni. Per la salsa Monrée avremo bisogno di 500 g di besciamella vegan, 50 g di panna di soia, 25 g di farina di ceci e mezzo cucchiaino di lievito in scaglie. Allora, in un tegame andiamo a mettere la farina di ceci e la panna di soia. Ci
Accendiamo un po' il fuoco proprio poco poco. Facciamo amalgamare bene questo. Aggiungiamo il lievito di scaglie. Adesso aggiungiamo la besciamella. E andiamo a mescolare tutto insieme. Bisogna lasciare cuocere circa 2 minuti a fuoco basso, mescolando sempre con la frusta. Ed ecco che anche la nostra salsa Monre è pronta. Spero il mio video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche, così potete rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove ricette. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video!